Ok ragazzi, nuovo episodio, oggi parleremo dell'heavy duty, ossia l'allenamento ad alta intensità. Allora, faccio questo video perché vedo che ci sono tantissimi misunderstanding sull'allenamento ad alta intensità, soprattutto perché è una metodica che viene attualmente vista come contrapposta a quello che la scienza dice riguardo all'ipertrofia, ok? Ma in realtà non è proprio così. L'unica cosa, quando parlerò di heavy duty, di alta intensità, eccetera, non mi riferisco all'heavy duty di Metzner, non mi riferisco a un metodo particolare, ma mi riferisco in generale a tutti i sistemi di alta intensità. Il punto è questo, questa è una cosa che mi spiegò Sarchev nella prima intervista, consulenza che feci con lui. L'heavy duty è un punto, un caposaldo, da cui poi sono derivati successivamente tantissimi sistemi. Insomma, è stato, se vogliamo, un punto di partenza di tutte quelle che sono le metodiche che si basano su alta intensità e lavoro sui top set, ok? Quindi cerchiamo di capire quali sono le problematiche, ma iniziamo a cercare di capire che cosa si intende, che cosa possiamo intendere per allenamento ad alta intensità. Allora, come in tutte le cose, bisogna partire da quelle che sono le variabili e i parametri di allenamento. Ne ho già parlato sul video su come impostare una programmazione annuale. Voi sapete che io interpreto tutto il bodybuilding, tutto l'allenamento del bodybuilding sulle identificazioni in primis delle variabili, quindi volume, intensità percepita, intensità di carico e densità, e poi successivamente di quelli che sono i parametri di allenamento, quindi la frequenza, il tempo, la split, la scelta degli esercizi, eccetera. Qui sostanzialmente un qualsiasi metodo di allenamento può essere identificato, se vogliamo scannerizzato, interpretato tramite la contestualizzazione in queste variabili e parametri, come se fosse un po' un dizionario, ok? Che ci permette di leggere istantaneamente quello che è il metodo che andiamo ad analizzare. Quindi cerchiamo di capire l'alta intensità, tutte queste metodiche che vengono proposte, su quali capisaldi si basano. Regola vuole che si inizi a parlare delle variabili di allenamento, ok? Perché è da là che parte tutto, ossia il miglioramento sulla variabile è alla base del metodo di allenamento e tutti i parametri devono essere impostati proprio per permettere questo miglioramento sulla variabile target. E logicamente l'allenamento ad alta intensità ha come variabile target l'intensità percepita, ossia il grado di effort, che è veramente molto alto sin dalle prime serie allenanti, quindi dalle prime settimane di lavoro in generale, e lo scopo per l'atleta è quello di andare gradualmente ad aumentarlo, quindi a lavorare con effort in allenamento sempre maggiori. Ora, per esempio, Metzner la cosa che faceva fare è raggiungere gradi di cedimento muscolari maggiori aumentando gradualmente il carico, quindi logicamente l'effort che andava a sentire l'atleta, l'intensità che andava a sentire era via via crescente, perché se sto lavorando con 250 kg di press a cedimento tecnico la prima settimana e dopo 3 settimane lavoro con 300 kg, l'intensità che il mio sistema va a percepire, va a sentire, sta aumentando. Quindi sostanzialmente c'è un adattamento al lavoro con intensità via via crescenti, ok? Variabile target, intensità percepita. Di contro, ovviamente, il volume, ossia generalmente il lavoro ad alta intensità prevede volumi di lavoro inferiori. Perché questo? Perché logicamente non posso pensare di tenere intensità elevate per tante serie allenanti, ok? Ma questi top set, queste intensità così spinte, devono essere mantenute per poche serie. Generalmente molte metodiche lavorano con i top set, ossia uno o due serie allenanti per ogni distretto muscolare in cui ci giochiamo tutto. Ci sono quelle serie in cui dobbiamo dare il 110%, ci deve essere la massima efficacia possibile, ok? E questo, se vogliamo, è assolutamente corretto, però cercheremo di contestualizzare dopo nelle conclusioni. Quindi volume generalmente basso, 1-2 serie allenanti per distretto muscolare ad ogni sessione di allenamento. Poi la split e la frequenza la vediamo tra un attimo. Terza variabile è la densità. In questo caso la densità è molto molto bassa, perché logicamente dobbiamo prenderci il giusto tempo di recupero per poter poi affrontare una nuova serie con un grado di effort di cedimento così alto, ok? Quindi generalmente non si va a parametrare troppo l'intensità, e in questo mi rifaccio al mio video su come gestire i tempi di recupero. Io sinceramente in questi casi semplicemente lascio a senza. L'intensità di carico invece è bassa, ok? Anche se va ad aumentare nel tempo, non si può vedere questa come una vera e propria progressione, cioè non è l'intensità di carico adesso una variabile target. Molte metodiche prevedono di cercare di aumentare il carico nel tempo, però generalmente questo carico è comunque basso. Si parla in alcuni casi proprio di endurance muscolare, quindi neanche lavori ipertrofici, sotto il 75% del massimale, ok? Generalmente questo è dovuto al fatto che molte metodiche, l'heavy duty in primis, nella forma originale, prevedono
decidono di lavorare con un tut, quindi un tempo molto lento, quindi molto lenta la concentrica, molto lenta l'eccentrica, in alcuni casi anche picchi di contrazione, massimo accorciamento, stretch, massimo allungamento, insomma ogni ripetizione è molto molto lunga. Allora, il tempo, come abbiamo detto, è generalmente lento, questo perlomeno nell' heavy duty originale. Le altre metodiche non è detto che sia così lento, però generalmente c'è spesso un ricorso a un'estremizzazione delle fasi concentriche o eccentriche, si pensi per esempio al più recente SST di Tour. Questo perché? Perché dovete capire che il lavoro sui top set prevede di cercare di concentrare tutti gli stimoli possibili in un'unica serie allenante, ok? Quindi cercare di creare quanto più casino possibile nel muscolo in questa singola serie. Quindi se vogliamo vederla da un punto di vista scientifico, qualsiasi arma che ci permette di attivare in maniera massiccia i tre meccanismi di adattamento ipertrofico, quindi tensione muscolare, danno muscolare, quindi tensione meccanica, danno muscolare, fasi eccentriche, stretch e stress metabolico, è la benvenuta, ok? Quindi questo è il motivo per cui generalmente in questa serie si concentra veramente tutto l'immaginabile possibile. Per quanto riguarda invece la frequenza, il vantaggio di lavorare a basso volume è proprio che ci permette di recuperare in termini di frequenza di allenamento, ossia allenarci più frequentemente. Ora, la cosa che va detta è questa: nelle video di originale in realtà l'idea era quella di allenarsi poco frequentemente, tre volte, in alcuni casi Metzner diceva anche due volte a settimana, ok? Quindi veramente frequenze molto molto diramate, ok? Poco dense, se vogliamo. Però su questo argomento ci voglio tornare, l'idea di frequenza via via è andata a compattare il tutto, ossia l'idea che si è fatta è quella di cercare di aumentare gradualmente la frequenza di allenamento, però di questo parleremo tra un attimo. Quindi questo è un po' il quadro generale per quanto riguarda l'impostazione delle variabili e parametri. Mi rendo conto che non stiamo parlando di un metodo specifico in cui posso dare degli schemi, delle schede da poter applicare, però di un sistema generalmente, ossia il fatto di allenarsi ad alta intensità, ok? E vi riporto quelle che sono le mie personali conclusioni. Voi sapete che io sono generalmente un fautore dell'alta intensità, perché è un punto chiave, una base, un substrato che dovrebbe essere sempre presente nel bodybuilding. Ben venga il lavoro sugli schemi motori corretti, ben venga l'attivazione muscolare di cui sapete parlo spessissimo, però a questo punto, una volta che abbiamo agganciato il muscolo, che stiamo direzionando l'energia verso lo stesso, allora dobbiamo scatenare tutto quel che possiamo scatenare, perché quello è il modo in cui possiamo andare a violentarlo e logicamente metterlo di fronte alla necessità che si deve adattare, ok? Della serie o ti adatti o vieni giù con me. Ovviamente però di contro questo stimolo che noi andiamo a dare deve essere corrisposto anche da una capacità di recupero, nel senso, ok, ti metto di fronte alla necessità di adattarti, però ti permetto anche di farlo. Quindi diciamo che l'allenamento ad alta intensità ha sempre vissuto questa problematica, nel senso che veniva mal interpretato perché si crede che ci si debba allenare sempre ad alta intensità, e questo è sbagliato, perché da questo punto di vista quello che facciamo non è altro di raggiungere presto uno stallo. No, come tutte le cose l'intensità va aumentata nel tempo, ci deve essere una progressione sulla variabile target, e una volta che abbiamo raggiunto una saturazione, quindi generalmente un overreaching, dobbiamo scaricare e dare modo al corpo di andare a sovracompensare, ok, recuperare dal punto di vista specifico, muscolare, sistemico del nostro corpo, e poi successivamente ricominceremo a lavorare poi sull'intensità percepita su un'altra variabile. Però ci sono altre riflessioni molto importanti da fare, proprio perché, come ho detto, l'alta intensità è un metodo che sembra oggi essere contrapposto a tutto quello che l'evidenza scientifica dice riguardo all'ipertrofia, ok? Generalmente quello che si dice è che la variabile chiave è il volume di allenamento, quindi più volume faccio, più sostanzialmente cresco, logicamente a parità di recupero. Il problema è che questo è fondamentalmente sbagliato, nel senso che non mi interessa sapere quanto volume faccio, ma quanto volume faccio di una certa qualità. Quindi se io prima non lavoro su una certa qualità delle mie serie allenanti, sostanzialmente sto disperdendo energie, e questo è il punto nevralgico e centrale di tutto quello che concerne l'allenamento ad alta intensità, ossia quello di veicolare le energie laddove devono andare, ok? Ora, logicamente, quando io alleno un muscolo devo dare uno stimolo X, che è lo stimolo ipertrofico, lo stimolo in cui metto questo muscolo di fronte alla necessità di adattarsi, ok? Una volta che ho dato quello stimolo è inutile che continui ad allenarlo. Questo è il motivo per cui 40 serie di allenanti sul petto in una singola seduta sono inutili, perché magari dopo 10 serie già ho dato lo stimolo X, magari l'ho dato dopo 12, e tutto quel che viene dopo affatica il muscolo, se vogliamo, inutilmente. Quindi il mio scopo in una seduta di allenamento è quello di dare questo stimolo X e là fermarmi. Ma che succede se questo stimolo X lo riesco a dare invece che in 10 serie allenanti, in 8, in 6, in 5?
Ecco, se ci pensate, quello che succede è che mi avanzano molte più energie, che posso sia distribuire su altri muscoli, sia che non vanno a caricare troppo il muscolo target. Nel senso che se io il petto in 5-6 allenanti l'ho cotto, allora il petto recupererà prima. Cioè, sono riuscito a dare questo stimolo X che l'ha messo di fronte alla necessità di adattarsi, però a questo punto l'ho dato facendo stressare meno il muscolo, se vogliamo. Insomma, il muscolo riceve questo campanello di allarme e vi si adatta molto più facilmente, ok? E questo si tramuta in un miglior recupero, un recupero più veloce, un allenamento più frequente. E questo è il punto che si fraintende tanto. L'allenamento ad alta intensità non deve essere un allenamento a basso volume. È basso se guardiamo la singola seduta di allenamento, ma l'idea che ci deve essere di base è quello di aumentare gradualmente il volume, ma farlo più lavorando sulla frequenza di allenamento che su altro. Ossia, se io in 5 serie allenanti riesco a dare questo stimolo, magari nell'arco della settimana faccio 3 allenamenti di petto, quindi il volume aumenta, ma a questo punto ci interessa anche relativamente, perché quello che sto realmente facendo è velocizzare tutti i processi di recupero, sovracompensazione, recupero, sovracompensazione, recupero, sovracompensazione del muscolo, quindi tutti i processi che fanno crescere il muscolo. In sostanza, il muscolo cresce più velocemente. Questo ne ho parlato sul video in cui ho parlato di frequenza di allenamento, ok? Perché è importante lavorare sulla frequenza. Questa è l'idea, diciamo la macro idea dietro all'allenamento ad alta intensità, così come si sta proponendo ultimamente dai principali tecnici che lavorano in questa direzione attualmente a livello internazionale. Quindi io vi chiedo di scrivere qua sotto i commenti e fare tutte le domande che vi vengono in mente, perché il video è molto generico e vorrei essere quanto più esaustivo possibile, e vi rimando logicamente alle nostre pagine, quindi qua sul canale YouTube, ma soprattutto Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi e pieni di spunti sull'allenamento. Quindi detto questo, ci vediamo al prossimo episodio.